Buongiorno a tutti. Oggi, prima di partire per Bolzano, alla volta poi di Brunico per il concerto di questa sera con l'ensemble Sonata Island, dove suoneremo e rivisiteremo la musica del Gnadenwunderhorn di Mahler. Faccio al volo questa videopillola dedicata a un chitarrista straordinario. Un disco del 1973. Si intitola Virtuoso ed è, stiamo parlando di Joe Pass. Joe Pass, che è chitarrista di origini siciliane, il suo vero nome era Passalacqua, e che in questo disco appunto declina tutte le possibilità della chitarra jazz di quegli anni. Sì, normalmente si pensa a Joe Pass come un chitarrista molto legato al passato, no? Ma questo credo che sia un errore. La sua era solo una scelta di campo. In realtà era attentissimo a tutto quello che stava accadendo intorno a lui in quel momento, e la modernità si manifesta nelle maniere più imprevedibili talvolta. Questo è un album di sola chitarra, è il primo di una serie che lui farà, in quest'album lui praticamente suona tutta una serie di brani tipici del repertorio jazzistico, ma assolutamente stando distante, distantissimo dalle dinamiche che di solito sviluppano in maniera assolutamente prevedibile, non so, per esempio quando si fanno le jam session. E poi ha un approccio moderno anche nella gestione del ritmo, del tempo. Sull'asse temporale lui si muove moltissimo, magari in una ballad. Tutto sembra fluire normalmente quando improvvisamente vi è un'impennata ritmica e si scende a rotta di collo tra facendo slalom tra gli accordi, oppure per esempio ci sono delle aperture armoniche, delle isole interne in cui attraverso l'uso di turnaround o di altri espedienti l'armonia viene frammentata, ricostruita. Forse si potrebbe, infatti qualcuno avrà pensato che ho una visione un po' chitarrocentrica del mondo mettendo un disco come questo, ma vi prego, provate ad ascoltarlo, se non lo conoscete. Se già lo conoscete, io credo che la maggior parte delle persone che ascoltano Joe Pass e a cui piace anche molto, in realtà si perdono gran parte della modernità che si nasconde nel suo stile e nel suo modo di suonare. Vi ringrazio tantissimo, mille dischi per un secolo, continuate a seguirci, iscrivetevi al canale YouTube, siamo praticamente a 300 iscritti, continuiamo a crescere, io sono contentissimo, vi ringrazio tantissimo e mi raccomando, riempiamo il mondo di suoni assurdi. Ciao a tutti.